Questa mattina, nell'agora della Biblioteca Civica Pietro Clavio, si è tenuta una conferenza stampa per presentare le attività del 2024-2025. Durante l'incontro sono stati illustrati laboratori, incontri e presentazioni di libri che coinvolgeranno tutta la comunità. Presenti all'evento l'assessore alla cultura Angelica Lussoso, il dirigente della direzione Cultura, Sport ed Eventi Francesco Murianni, il responsabile della biblioteca Gianluigi Pignatelli e le dottoresse Monica Golino e Eugenia Croce. Sì, oggi presentiamo tutte le attività programmate per l'anno 2024-25, attività culturali, attività sociali. Infatti noi collaboriamo tantissimo con altri assessorati, quali servizi sociali, servizi educativi, perché proponiamo dei progetti totalmente gratuiti sia per i ragazzi di scuola, ma per tutta la cittadinanza. Facciamo dei gruppi di lettura, per esempio nei centri anziani che sono gestiti dai servizi sociali all'interno della nostra città e anche all'interno del carcere. Quindi facciamo gruppi di lettura gratuiti per i detenuti della casa circondariale di Taranto. Tantissime novità che poi saranno svelate sulla pagina della biblioteca a Clavio online, e quindi invitiamo tutta la cittadinanza a vivere la nostra biblioteca per le tante attività che proponiamo durante l'anno, non solo presentazioni di libri, ma spazio di condivisione per le nostre famiglie.